Gentili ascoltatori appassionati di calcio, buonasera da Giulio Delfino e Fulvio Collovati, che grazie all'assistenza tecnica Daniele Bulgarini vi racconteranno questa partita di Serie A, questo secondo anticipo della 23esima giornata tra l'Inter e il Crotone, questa mancanza di vittorie dell'Inter che ormai dura da 7 giornate consecutive, 5 pareggi, 2 sconfitte, sicuramente uno di questi pareggi è primo della serie negativa, non è da considerarsi un risultato negativo perché ottenuto in casa della Juventus, ma poi sono arrivate 6 partite senza vittorie, 2 sconfitte pesanti, una delle quali qui a San Siro contro l'Udinese, l'eliminazione dalla Coppa Italia subita ad opera del Milan, senza dubbio un momento di crisi dal quale gli uomini di Spalletti vogliono uscire, ci proveranno stasera anche se saranno privi del suo bomber Icardi, che però in questo periodo di crisi ha segnato soltanto 2 gol. Le squadre adesso si stanno schierando al centro del campo, ovviamente per il minuto di raccoglimento per il grande commissario tecnico della Azzeglio nazionale Vicini. Azzeglio Vicini, e noi rispettiamo assieme ai 50.000 di San Siro e 22 in campo, compresa la terna arbitrale, questo minuto di raccoglimento in memoria di Azzeglio Vicini. Questo è il minuto di raccoglimento, ricordo, per Azzeglio Vicini, e le squadre adesso si stanno schierando. Attenzione all'Inter, colpo di testa a rete, colpo di testa di Eder, palla in rete, il vantaggio dell'Inter sugli sviluppi del calcio d'angolo, colpo di testa di Eder, pallone sotto l'incrocio dei pali, Inter 1 Crotone 0, clamoroso perché ha segnato Eder, assolutamente clamoroso, dicevamo che non bisogna, a parte che questo è un calcio d'angolo, per cui un calcio piazzato, un calcio da fermo dove evidentemente c'è stata anche molta disattenzione da parte dei difensori del Crotone che si sono fatti anticipare, il numero 37, vediamo, il numero 37 Faraoni, in questo caso Faraoni, che Eder è saltato su Faraoni, prova ad attaccare Brozovic, buona questa palla a destra per Candreva, lato corto dell'area di rigore, cross dentro per Eder che arriva con un attimo di ritardo, questa era una grande azione, buona iniziativa con il cross basso di Candreva, attenzione al Crotone in area di rigore, la conclusione in rete, un'azione improvvisa in area di rigore, il primo scambio in triangolazione di tutta la partita ed è arrivato il gol del Crotone che ha pareggiato i conti con Barberis, il numero 10 Barberis, triangolazione in area di rigore e con il destro si è trovato la palla del pareggio, 1-1 tra Inter e Crotone al quarto d'ora del secondo tempo, dobbiamo dire meritatissimo, assolutamente, guarda, c'erano 6 giocatori in fase offensiva da parte del Crotone, l'avevamo detto, una squadra viva, pimpante, atleticamente impostata bene, e Barberis ha fatto un bellissimo gol, Barberis che ha anticipato l'intervento da parte, probabilmente in chiusura da parte di Dalbert, che non ha fatto la diagonale in modo egregio, c'è stata un 1-2 in fase offensiva, ha dormito l'intera difesa Inter, il festeggio a Zenka, lo stanno un attimo verificando, stanno verificando al VAR se fosse posizione di offside da parte tutto regolare, hanno confermato che era in posizione regolare l'attaccante del Crotone, dunque c'è il pareggio al 15° minuto del secondo tempo, tutto da rifare per l'Inter, viene vanificato il gol del vantaggio realizzato da Eder, il Crotone pareggia con il gol realizzato da Andrea Barberis, con il Crotone che, lo avevamo detto, sta nettamente giocando meglio rispetto all'Inter in questo avvio di ripresa, un avvio di secondo tempo possiamo dire sconcertante da parte degli uomini di Spalletti che sono entrati in campo con la spina letteralmente staccata. Sì. È difficile capire cosa può succedere all'interno dello spogliatoio quando entra in campo in questo modo, ma l'Inter evidentemente colpevole di se stessa, colpevole per essere entrata in campo così molle, così incapace di
di creare un'azione da gol. Crotone che adesso ci crede, Controtta, l'apertura a sinistra, la conclusione murata da parte del numero 9 Nalini, è stata murata da D'Ambrosio che è intervenuto sul pallone. Inter in crisi adesso, non solo nel punteggio che allungherebbe la striscia negativa a 8 giornate, ma in crisi proprio di gioco, perché non riesce a riorganizzarsi la squadra di Spalletti e sta subendo il Crotone che prova ad attaccare adesso a destra con Ricci. Mamma mia, errore sul retropassaggio e per poco non ne approfitta Trotta. Pubblico fischia, ma evidentemente perché l'Inter non c'è, l'Inter regala degli spazi incredibili a questo Crotone che ormai, posso dire, uso questo termine, l'Inter in balia del Crotone, sì, sì. L'Inter in balia del Crotone che adesso batte un calcio d'angolo, c'è il cross in mezzo, Andanovic, maratona di Andanovic, pallone sui piedi di Benali che la rialza a campanile, ma questa è facile per Andanovic che la blocca in due tempi. Momento di sbandamento da parte dei nerazzurri, attenzione, questa è una buona azione dell'Inter, pallone indietro, Perisic alto, cosa sprecato, sì. Questa era un'ottima occasione per l'Inter, bravo D'Ambrosio a rimettere il pallone lì indietro per Perisic che è arrivato in corsa, si è coordinato però male e ha sparato in curva, ci prova D'Albert, buona questa palla per Eder, la conclusione fuori di pochissimo, peraltro deviata da un difensore del Crotone. Attenzione, partenza del Crotone con Trotta che ci prova, entra in area di rigore, la conclusione con sinistra fuori di pochissimo da parte di Trotta, brivido per l'Inter, bella azione questa da parte del numero 29 Marcello Trotta che è andato via inseguito da tre giocatori, giocatori dell'Inter che adesso ci provano questa azione interessante, Perisic incredibile, si è mangiato il gol del 2-1 Perisic sbagliando un tiro facilissimo che non avrebbe mai sbagliato due mesi fa. No, posso dirlo, è uno dei giocatori più deludenti, ma non per questo gol, ma non per questo gol sbagliato, perché il gol sbagliato ci può anche stare, non lo puoi giudicare, però è assente, l'Inter è completamente assente in quella fascia, poi non è, evidentemente non c'è con la testa, perché non è pronto, perché tu quando sbagli come vuol dire che pensi troppo quando gli arriva il pallone, con questa leggerezza evidentemente insomma non sei nel tuo periodo migliore, è un periodo che non gira, c'è poco da fare, d'altronde le crisi sono micidiali. Rafinha dopo un contrasto vinto con Caramo prova ad innescare Eder, Perisic, Rafinha, la conclusione parata da Kordaz che devia il pallone in calcio d'angolo, stava per segnare il gol della vittoria, l'esordio sarebbe stato delirio a San Siro, sarebbe diventato l'idolo della tifoseria interista, un sinistro a girare, gli ha dato fuori gioco. Allora Eder però ha fatto una cosa meravigliosa, sì. Rafinha, pallone però riconquistato da Caramo che avanza, vertice all'area di rigore, cross dentro, Perisic la sfira di testa ma la toglie praticamente il giocatore che si trova dietro, il pallone poi finisce fuori, ma l'ultimo a sfiorare è stato un giocatore del Crotone e dunque rimessa laterale a favore dell'Inter, quando mancano 30 secondi il fischio finale del direttore di gara, stringe i denti il Crotone, palla nel mucchio, allontanata, la rincorre Borca Valero costretto adesso a crossare in the box come dicono gli inglesi, parte il cross, Rafinha anticipato di testa, la spazzano gli uomini in maglia bianca nella metà campo avversaria, Ricci prova con un po' di mestiere a disturbare Borca Valero, attenzione perché Ricci adesso fa una cosa inguardabile, ha provato un tiro dalla lunga distanza, applaudito da Zenga anche se ha fatto una cosa che non doveva fare perché era in possesso del pallone, manca pochissimo, esatto. Devi e poi c'era destra, il possesso c'era della destra Nalini che stava andando via e gli poteva dare il pallone, ma adesso seconda chance per Ricci che controlla il pallone, viene attaccato e lo perde ancora, incredibile errore di Ricci e riparte l'Inter, D'Ambrosio forse c'è il tempo per l'ultima azione, il cross in mezzo, la mischia, allontanano quelli del Crotone, poi lo stop con il petto da parte di Stojan e pallone sulla sinistra che viene spazzato su Cancelo e pallone che finisce fuori, è finito. 4:16 finisce qui i fischi del pubblico di San Siro per l'Inter che continua la crisi, quelli del Crotone esultano per questo pareggio, un'esultanza composta da parte degli uomini in maglia bianca, l'Inter, molti giocatori sono piegati sulle proprie gambe, Spalletti è fermo sulla linea del fallo laterale con le mani in tasca e riparte nuovamente il coro da parte dei tifosi nerazzurri. Ma è logico che il tifoso reagisca in questo modo, è un risultato quanto inaspettato ma quanto meritato da parte del Crotone perché ha giocato una partita molto intensa, ha dimostrato di essere fisicamente più a posto dell'Inter, l'Inter sono dei giocatori che hanno avuto dei crampi, giocatori irriconoscibili come Perisic, come Candreva, giocatori che dovrebbero trascinare l'Inter, ma anche parlando non individualmente ma anche a livello di collettivo è una squadra che è totalmente mancata, è stata propositiva pochissimo e devo dire che è stata a volte in balia, abbiamo usato questo termine, del gioco espresso da parte del Crotone.
Stefano. Ottava partita consecutiva senza vittorie per gli uomini di Spalletti. Due sconfitte, sei pareggi. Di questi sei pareggi, 5 per 1-1. Un risultato che sta diventando un incubo per i tifosi dell'Inter, che rimandano per l'ennesima volta l'appuntamento con la vittoria. In questo momento la classifica dice Lazio 46, Inter 45, Roma 41. Ma l'Inter ha già giocato e devono giocare ancora Lazio e Roma. Questo è un risultato, l'Inter a tutti i costi doveva vincere questa partita. Per questo risultato, ripeto, meritatissimo da parte del Crotone. Però domani la Lazio rischia di andare, dopodomani è più 4 per quanto riguarda l'Inter, e la Roma giocherà a Verona e potrà nuovamente avere una chance per riavvicinarsi all'Inter e per l'Inter. Spalletti si deve interrogare, momentaccio. La società stessa si deve interrogare su come uscire da questa crisi. Non sarà facile, ma l'Inter sulle gambe, ormai gli uomini sono questi, il mercato è finito e quindi si deve andare avanti così. Bisogna sperare in San Mauro Icardi, o eventualmente un cambio modulo, un Rafinha che magari ricomincia a giocare, e quel poco che ci ha fatto vedere, se non altro in quel tiro, possa inventare qualcosa. Ma è un Inter molto deludente, devo dire, che domenica rigiocherà in casa, sempre a San Siro, contro il Bologna. Vedremo insomma se ci sarà e non sarà una partita facile nemmeno quella, perché Bologna... Zenga riesce a far sorridere almeno per un attimo i tifosi dell'Inter, perché va sotto la curva, quel che resta della curva, perché molti sono andati via, a prendersi gli applausi dei suoi tifosi. Lo fa anche dall'altra parte, ma dobbiamo dire che ormai lo stadio è praticamente vuoto. Lo fa con una soddisfazione doppia, aver portato via un pareggio a San Siro non è cosa da tutti i giorni per il Crotone. Certo, 1-1 tra Inter e Crotone. Eder nel primo tempo, Barberis nel secondo, punto meritatissimo per il Crotone, che è venuto qui a San Siro, ha fatto la sua partita, è andato sotto, l'ha pareggiata con merito ed ha stretto i denti in un finale in cui l'Inter ha assediato in modo assolutamente confusionario senza ottenere nulla, e quindi prosegue la crisi degli uomini di Spalletti, ripetiamo, all'ottava partita consecutiva senza vittorie. È tutto, ringrazio Fulvio Colovati, grazie a voi, restituiamo la linea agli studi di Roma. 1-1 tra Inter e Crotone, linea Roma.